Se cazzo, se andiamo a vincere a Bergamo 3-2, partita strameritata del nostro Milan. Abbiamo rischiato di soffrire, abbiamo sofferto in effetti un po' nel finale perché il Milan porta la partita sul 3-0 fino all'85esimo, poi un rigore che è dubbio secondo me perché la palla prima sbatte sul ginocchio di Messias e poi un gol finale su un fallo di Zapata che spinge Messias, anche quello lì molto dubbio, abbiamo rischiato di complicarcela. Però il Milan oggi ha dato un'ulteriore prova che la squadra è forte. Siamo maturi, siamo veramente una squadra compatta, solida, che sfrutta le occasioni. Due gol stupidi presi nel finale, ripeto, alcuni magari come il rigore evitabili, ma molto dubbio, così come il secondo gol. Però il Milan ha meritato. Subito in vantaggio con Davide Calabria, con un'azione perfetta del nostro Milan. Su assist di Theo Hernandez, immenso oggi come tutti i giocatori. Poi al 40esimo Sandrino Tonali, primo gol su azione in Serie A di questo calciatore, che è senza dubbio tra i migliori 5 centrocampisti in Serie A in questo momento. E poi Rafael Leão con un destro a giro su un'azione veramente perentoria di Theo Hernandez all'80esimo la chiusa. Poi abbiamo rischiato molto, però l'importante è ottenere i 3 punti contro un'Atalanta che è sempre un'Atalanta forte, una squadra pericolosa, una squadra ostica sulla carta. Abbiamo giocato veramente bene, da Dio. Abbiamo rischiato qualcosa nel primo tempo, poi abbiamo tenuto bene la partita, ripeto, potevamo evitare di prendere quei 2 gol finali perché abbiamo rischiato di complicarcela, però abbiamo giocato veramente bene. Cioè io oggi non vedo un giocatore del Milan che ha meno di 7 in pagella, perché hanno giocato veramente bene. L'attacco, come al solito, non dà punti di riferimento, giocatori straordinari nello stretto, nei tocchi, nei passaggi filtranti, in tutto, nella tecnica. Ragazzi, sono veramente forti lì davanti, da Leao a Brahim Diaz, Sam Kerr, Rebic, che ha fatto un lavoro sporco, ma importantissimo per la nostra squadra. Che sì, ragazzi, c'è da dirlo, oggi ha giocato veramente bene Frank Kessié, senza dubbio, anche lui una partita da 7, tanti palloni recuperati, così come Tonali che ha giocato veramente bene oltre al gol, la difesa, mamma mia, Kier, stravince il duello con Zapata, anche se Zapata ha segnato il rigore, però praticamente Kier ha perso soltanto un duello inizio partita, poi li ha vinti tutti contro Duvan Zapata, così come Tomori che veramente ha annientato Malinowski e non è facile, e Muriel e Ilicic quando sono entrati non hanno fatto praticamente nulla. Così come Calabria e Hernandez, una partitona anche dei terzini, Calabria che segna, solita quantità, solita qualità di Calabria, così come Theo Hernandez, le sue galoppate, la sua velocità, il suo fisico, la sua importanza. Maignan non poteva niente sui gol, molto sicuro, e grandissime parate nel primo tempo su Zapata e su Zappacosta nel primo tempo, quindi un Milan praticamente tutto da 7. Sono entrati anche Pellegri, appunto ha debuttato Junior Messias, l'ho visto molto tonico, molto carico, si vedeva che era in forma e sarà anche importante lui, non gli do colpe sul rigore perché ripeto, molta fortuna per l'Atalanta, ovvio, lui aveva il braccio largo e alto, però la palla prima sbatte sul ginocchio e poi gli va a finire sulla mano, quindi un po' incolpevole, forse poteva stare più attento. I dettagli, come dico sempre, fanno la differenza, abbiamo rischiato. Però siamo troppo forti, ragazzi. Siamo troppo forti, siamo veramente troppo forti. Un grande Milan col cuore, un grande Milan con lo spirito. L'Atalanta a casa, Gasperini a casa, andate a mangiarvi la polenta, bergamaschi del cavolo. Godo, godo tantissimo. Ora siamo secondi a meno 2 punti dal Napoli, che purtroppo oggi ha vinto ancora con la Fiorentina. Il Napoli viaggia quest'anno, attenzione, 2-1, così come l'Inter che ha vinto ieri 2-1 sul Sassuolo, a meno 2 da noi. Siamo secondi, abbiamo subito 4 gol in tutto in 5 gol in tutto in campionato, ne abbiamo fatti 15, siamo veramente una squadra forte con uno spirito veramente immenso, un grandissimo gioco, un'intelligenza assurda e oggi l'abbiamo dimostrato. Sono veramente felice ragazzi, che dire, ora c'è la pausa delle nazionali, fra 2 settimane si torna subito carichi e subito vogliosi e ovviamente costretti, come si può dire, dobbiamo essere costretti a vincere ogni partita ragazzi, per puntare sempre al massimo. Che dire? Ragazzi, mi raccomando, lasciate un commento qui sotto, se siete d'accordo con me, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, chi secondo voi è stato migliore in campo, se devo dirne uno, alla fine, ragazzi, sono
Selmayr Kearse ha giocato veramente da Dio, un giocatore che è cresciuto veramente tanto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, un like, iscrivetevi al canale per arrivare presto a 5.000 iscritti, non ci manca poco, la campanella attiva per essere aggiornati mi raccomando, condividete e niente, sempre Forza Milan, Atalanta a casa, 3-2, godo come un riccio, andate a casa, bella, sempre Forza Milan.